Buongiorno a tutti, il mio nome è Simona Galli e sono la presidente del corso di laurea triennale in chimica e chimica industriale e del corso di laurea magistrale in chimica a Como, presso la sede dell'Università dell'Insubria. Con questa piccola presentazione vorrei focalizzare la vostra attenzione su quelle che sono le caratteristiche salienti del corso di laurea magistrale in chimica, in quel di Como. Per farlo partirei dalle peculiarità dell'offerta formativa del corso di laurea magistrale in chimica a Como. Il corso è ad accesso libero e nell'arco del biennio del percorso formativo consente allo studente di acquisire 120 crediti formativi universitari. Interessante capire come sono articolati, organizzati questi crediti. In effetti, già al lato della sua progettazione, il corso di laurea magistrale in chimica è stato pensato in modo tale da dare pari peso e quindi pari crediti formativi a quelle che sono le aree portanti della chimica, ovvero chimica analitica, chimica fisica, chimica inorganica e chimica organica. Questo in modo tale che il laureato magistrale in chimica, il chimico senior, abbia una preparazione a tutto tondo a 360 gradi nelle diverse aree della chimica e abbia pertanto una maggiore solidità e una maggiore versatilità per potersi spendere nel mondo del lavoro sia sul territorio nazionale sia sul territorio internazionale. Alla luce di ciò, al primo anno di corso, lo studente deve maturare 12 crediti formativi per ciascuna delle quattro aree. Nel far ciò, ha la possibilità di progettare parzialmente il proprio percorso, perché per ciascuna delle quattro aree vengono offerti tre insegnamenti da 6 crediti formativi, all'interno dei quali lo studente, per maturare i 12 crediti, deve sceglierne due. Quindi ha un panel di tre insegnamenti, da cui sceglierne due, di chimica analitica, di chimica fisica, di chimica inorganica e di chimica organica. A ciò si affianca al primo anno l'insegnamento chimica industriale per 10 crediti formativi, che attraverso lezioni frontali e pratica laboratoriale fornisce allo studente le conoscenze di base anche di questa disciplina. Anche al secondo anno lo studente può progettare parte del proprio percorso formativo attraverso 16 crediti di attività affini e integrative che possono essere maturati scegliendo due insegnamenti da 8 crediti ciascuno all'interno di un panel di più di una decina di insegnamenti riconducibili anche in questo caso alle quattro aree portanti della chimica. Ulteriore possibilità di progettare la propria offerta formativa è resa possibile dagli 8 CFU, dagli 8 crediti formativi di attività libera scelta che lo studente può maturare scegliendo un altro insegnamento all'interno del panel di insegnamenti affini integrativi prima citati, oppure scegliendo un insegnamento di un altro corso di laurea dell'Ateneo che abbia contenuti diversi da quelli già prospettati dal corso di laurea magistrale in chimica e sia coerente con il percorso formativo del corso di laurea magistrale in chimica. Il percorso termina con l'attività di tesi, che è un'attività di ricerca con carattere di originalità della durata di almeno 8 mesi di lavoro effettivo, che può essere svolto o all'interno di un laboratorio di ricerca di uno dei docenti dell'Ateneo, supervisionati dal docente stesso, oppure presso un ente pubblico-privato sul territorio nazionale o internazionale che sia disponibile ad accogliere lo studente che faccia svolgere un'attività che sia coerente con il percorso formativo. L'attività di tesi termina con la redazione di un elaborato che contiene i risultati dell'attività di ricerca originale, risultati che poi vengono presentati in sede di discussione della tesi stessa, quindi in sede di seduta di laurea davanti alla commissione giudicatrice.
Oltre alle peculiarità dell'offerta formativa del corso di laurea magistrale in chimica, vale la pena sottolineare altre caratteristiche. Una fra tutte, il buon rapporto tra numero degli studenti e il numero dei docenti, che è consentito dalla numerosità piuttosto limitata delle coorti. Questo fa sì che ci sia un contatto diretto, quotidiano, tra il corpo docente e gli studenti. Per esempio, testimoniato dal fatto che già a partire dal primo anno vi conosciamo per nome e per cognome, con tutti i vantaggi e, fra virgolette, i limiti di quello che può essere questa conoscenza così capillare dello studente da parte del corpo docente. Il corso di laurea appoggia, partecipa attivamente alle iniziative di internazionalizzazione dell'Ateneo, penso per esempio ai progetti Erasmus, e quindi lo studente ha la possibilità di svolgere parte del proprio percorso formativo all'estero, in un altro Ateneo. Oppure ha la possibilità di svolgere in parte o tutta la propria attività di tesi all'estero. A proposito di attività di tesi, va sottolineato il fatto che i docenti del corso di laurea sono attivamente coinvolti in progetti di ricerca di frontiera sul territorio nazionale o sul territorio internazionale, e quindi attraverso l'attività di laurea lo studente può, diciamo, prendere visione e partecipare attivamente allo sviluppo di queste tematiche di frontiera a cui si dedicano attivamente i docenti del corso di laurea. Prova del contatto diretto tra il corpo docente e gli studenti sono le foto alla sinistra di questa slide che testimoniano come, grazie appunto al contatto diretto, sia possibile ricavarsi, ritagliarsi dei momenti esterni a quelle che sono le lezioni frontali e alla pratica laboratoriale. Prova invece della presenza costante del corpo docente è la palazzina che vedete riportata nella foto sulla destra, che dal 2012 ospita gli studi e i laboratori di ricerca dei docenti chimici del corso di laurea. La palazzina si trova all'interno del campus scientifico dell'Ateneo a Como ed è adiacente ai due edifici che ospitano le aule e i laboratori didattici. Quindi non è così difficile, poiché i docenti sono presenti quotidianamente per la propria attività didattica, ma anche per l'attività di ricerca, non è così difficile terminare una lezione o una mezza giornata di pratica laboratoriale e poi andare a cercare il docente nel proprio ufficio, nel proprio laboratorio di ricerca per porgli, per esempio, delle domande. Cosa succede dopo la laurea? Il corso di laurea magistrale in chimica prepara la figura di chimico senior che è codificata dall'Istat. La professione di chimico senior, come già la professione di chimico junior, è tutelata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, al cui albo ci si può iscrivere previo superamento di un esame dopo la laurea. Dopo il percorso magistrale, il chimico senior può entrare nel mondo del lavoro con mansioni e ruoli che sono consoni alla figura professionale del chimico senior, oppure può proseguire il proprio percorso di studi con un percorso di terzo livello, penso per esempio a un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione. Entrambe le strade, quindi lavoro piuttosto che percorso di terzo livello sono percorribili sia sul territorio nazionale sia sul territorio internazionale. Ovviamente una buona parte dei laureati magistrali in chimica trova impiego all'interno di aziende chimiche e merceologicamente affini. In effetti la chimica è l'unica disciplina che ha un'industria che porta il suo stesso nome.
Buona parte di laureati magistrali in chimica trova però impiego anche nel settore dei servizi e nel settore pubblico, e questo a testimonianza della versatilità della figura del chimico. A proposito di versatilità, che è anche garantita dalla peculiare offerta formativa del corso di laurea magistrale in chimica, che ancora una volta sottolineo prepara il chimico a tutto tondo, potete vedere quanti siano i ruoli e le mansioni che all'interno di un'azienda, in laboratorio, negli uffici o nello stabilimento il chimico può assumere. È interessante anche osservare come si posiziona, si confronta il laureato magistrale insubre sul territorio nazionale rispetto agli altri laureati magistrali. I dati che vedete sulla destra sono tratti da un articolo del Giorno del 2016 basato su dati Alma Laurea del 2015. Per esempio, si può osservare come l'età media del laureato magistrale insubre sia di poco inferiore rispetto a quella media sul territorio nazionale e come a un anno e a 5 anni dalla laurea, più dell'85% dei laureati magistrali insubri trovi un impiego, in alcuni casi anche un impiego duraturo, per più del 75% dei casi a 5 anni dalla laurea, e con una retribuzione mensile direi di tutto rispetto. Bene, direi che abbiamo terminato con questa breve presentazione del corso di laurea magistrale in chimica a Como presso l'Università dell'Insubria. Non mi resta che invitarvi ad approfondire andando a sfogliare quelle che sono le pagine web del corso di laurea magistrale. Nella slide potete vedere l'indirizzo. E nel caso in cui, dopo aver visionato la presentazione o dopo aver sfogliato le pagine, abbiate ancora dei dubbi, delle curiosità o necessità di chiarimento, potete pensare di scrivermi. Nella slide trovate anche il mio indirizzo di posta elettronica, in modo tale che io vi possa rispondere oppure vi possa dare un appuntamento telefonico con cui magari sviscerare i vostri dubbi. Bene, non mi resta quindi che augurarvi una buona scelta per il vostro percorso di secondo livello.